Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima di oggi, venerdì. Venerdì avete in edicola quattro opportunità. La verità, verità affari, panorama, se non l'avete preso ieri o l'altro ieri, e anche il giallo dell'estate, delitto alla Farnesina, che mi sembra uno strumento indispensabile per superare il weekend. Scherzo. Allora, le notizie di oggi. Intanto una notizia che non trovate sui giornali, perché per evidenti ragioni non potevano fare in tempo a registrare un evento avvenuto poco prima delle 5 ora italiana, ed è un evento molto grave. C'è stato un attentato all'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe mentre stava tenendo un discorso. Un uomo che poi è stato arrestato, gli ha sparato più colpi al petto e le condizioni di Abe sembrano molto gravi. I primi riscontri che vengono dal Giappone dicono che l'ex primo ministro non dà segni di vita e quindi insomma, siamo di tutta evidenza in presenza di un probabile attentato politico, notizia assai grave, sulla quale cercheremo di capire di più nel corso della giornata. Invece c'è un primo ministro che ieri si è congedato e non era per niente contento di farlo, anzi il suo resignation speech è stato un atto di accusa nei confronti dell'istinto di gregge dei parlamentari conservatori che lo hanno spinto fuori. Si tratta di Boris Johnson. Con rare eccezioni sui giornali di oggi, nel senso che ci sono rari commenti equilibrati, approfonditi, articolati, c'è diciamo, una specie di sfogatoio dei frustrati di Brexit e anche dei frustrati della performance britannica sul vaccino che si sfogano e dicono tutto quello che immaginate, diciamo, senza un minimo di approfondimento, il buffone, il clown, il pagliaccio, insomma, tutto il repertorio che immaginate lo trovate oggi. A volte anche, diciamo, in italiano discutibile, in articoli che sembrano veramente scritti in modo sciatto, dall'ombrellone, dalla spiaggia, senza neanche amore di sé, ecco, nello scriverli. Invece, Vladimir Putin in serata è tornato a farsi sentire con un discorso assai minaccioso nei confronti dell'Ucraina e dell'Occidente. Siamo solo all'inizio, provino a sconfiggerci sul campo. A fronte di questi problemi molto seri e a fronte di un autunno che si preannuncia molto grave, come sottolinea Belpietro sulla verità, il quadro politico italiano appare un po' asfittico e sconfortante. Intanto questa storia del Movimento 5 Stelle che alla Camera ha votato la fiducia sul decreto aiuti, ma al Senato non si sa. Né si sa se Conte, superata la boa di fine settembre, quando i parlamentari anche di prima legislatura conquisteranno il diritto a una pensione futura, non si sa se passata quella boa Conte romperà. In quel caso si comincia ad evocare l'ipotesi di un Draghi bis, perché Mattarella non intenderebbe sciogliere le Camere in anticipo nemmeno di qualche mese, ma soprattutto si comincia a parlare di, o meglio, si riprende a parlare di legge elettorale. Oggi è Repubblica il giornale che approfondisce di più un'ipotesi che toglierebbe di mezzo i collegi uninominali, lascerebbe però, anzi, introdurrebbe una specie di premio di coalizione. Questo sarebbe un paravento che consentirebbe agli schieramenti di dire no, no, ma come schieramento restiamo insieme, anzi, puntiamo al premio, così governeremo insieme. Però in realtà ognuno farebbe corsa proporzionale, corsa di partito, senza neanche la fatica di spartirsi i collegi. Figurarsi a quel punto che tipo di coesione ci sarebbe in termini di messaggio, di impegni programmatici. Vedremo anche questo. Intanto è caos sul versante dei vaccini tra casi scandalosi e domande importanti che pone Camilla Conti oggi sulla verità. E allora incamminiamoci. La verità, l'apertura, dicevamo, un caso clamoroso e grave. Non è vaccinato, negato il trapianto, affetto da una malattia polmonare molto seria,
non ha ritenuto di correre il rischio di inocularsi il farmaco anti-Covid, ma quando è stato chiamato per l'intervento l'hanno punito, mettendo per iscritto la motivazione ideologica. Sono emersi tratti paranoici, niente meno. Poi vedremo le 10 domande di Camilla Conti e l'editoriale di Belpietro, poi una serie di altri contenuti di oggi della verità. Corriere della Sera, Johnson, l'ora delle bugie, il primo ministro si dimette ma resta Downing Street nel caos, così la mette il Corriere, che con il suo inviato Ippolito, diciamo, si è aggiudicato in tutti questi mesi la medaglia d'oro della rozzezza, della volgarità, ricorderete i pezzi perfino quando Johnson era in terapia intensiva, le risatine sempre, poi le risatine sono diventate una paralisi facciale qua. La performance della Gran Bretagna sul Covid si è rivelata molto migliore di quelle dell'Europa continentale, con le riaperture e le restrizioni più brevi del mondo. Il Fatto Quotidiano. Ah, allora qui abbiamo due fisici scolpiti di Pugli, su cui sono applicate le facce di Mario Draghi e Giuseppe Conte. Il 5 Stelle non vuol votare la fiducia in Senato. Insomma, il lettore del Fatto ha una scarica di adrenalina dicendo: ma allora si combatte, però lo diciamo agli eventuali, diciamo, contiani in cerca di training autogeno, che purtroppo tutto l'entusiasmo dura il tempo di girare a pagina 2, perché a pagina 2 tutto si smonta. Decreto aiuti, la fiducia al Senato può spingere i 5 Stelle a strappare. Quindi in prima pagina c'è Rocchi, in seconda pagina la cosa degrada, può strappare. Il giornale ci richiama a uno scenario più vasto: Occidente più debole, Russia e Cina godono. È francamente surreale, non è che siamo di malumore stamattina, ma insomma, veramente la crisi del tempo con la nuova direzione appare ogni giorno evidente. Oggi il titolo è veramente fuori fuoco, è su Londra, la maledizione di Putin. Ma guardate che oggi lo spiega bene Stefano Folli, la vicenda della guerra non c'entra niente con la crisi di Boris Johnson, che è dettata da fattori politici interni. La Gran Bretagna è assolutamente compatta nella posizione sulla guerra. Vabbè, ma insomma, ditelo a quelli del tempo. La Stampa è che fa pandan con, diciamo, le domande che pone la verità. La Stampa dà risposte, ma le dà nel senso di speranza: subito quarta dose per gli over 60. E poi Repubblica, sprezzante nel titolo d'apertura: Boris Johnson cade il premier populista. Va bene, allora incamminiamoci con le segnalazioni iniziali dalla verità. Allora, tutta questa parte Covid, a cui giustapporremo la stampa, come, diciamo, come termine di confronto. Camilla Conti, pagina 2, assolutamente da leggere, anzi tenetela da parte proprio, perché vi tornerà utile nelle prossime settimane anche come promemoria, perché la Conti pone una serie di domande che hanno a che fare con le modalità, le caratteristiche della campagna vaccinale, che cosa intendono inoculare, perché non attendere vaccini che abbiano copertura sulle nuove varianti, come si intende materialmente procedere, cioè chi materialmente procederà, gli hub vaccinali, le farmacie, eccetera. E ancora, non è che per caso c'è una qualche parentela tra questa accelerazione sulle quarte dosi e il fatto che ci siano nei magazzini valanghe di dosi di vecchi vaccini? Tutto questo è molto interessante. Come Alessandro Rico sulle ammissioni del professor Rezza, che come sapete ha un ruolo importante nel Ministero della Sanità e che ammette come, per un verso, i lockdown, per altro verso le mascherine e forse anche le vaccinazioni molto ravvicinate abbiano creato una qualche fragilità nel nostro sistema immunitario, favorendo l'influenza. Poi la storia di copertina, atroce, raccontata da Patrizia Flor.
al signore a cui è stato negato il trapianto in quanto non vaccinato. Chiude questa sezione Francesco Borgonovo, che continua a ragionare su questa storia francamente surreale del concerto dei Maneskin. No, non dovete farlo, se no ci sarà una bomba, eccetera. E anche il professor Bassetti ha detto: ma poi, ma chi va al concerto dei Maneskin? Vanno dei ragazzi. Per quale ragione ragazze e ragazzi dovrebbero essere in pericolo? Francamente, saranno in pericolo per la musica dei Maneskin, ma questo è un altro paio di maniche che con la virologia c'entra poco. Vabbè, così faremo incazzare pure i fan dei Maneskin. Ritiro tutto, non tenete conto di quello che ho detto. Tenete invece conto come, diciamo, contraltare rispetto a ciò che avete letto sulla verità, dei toni fiammeggianti della stampa, che sembra, diciamo, tornata ai momenti d'oro di quando Speranza imperversava in televisione: subito quarta dose per gli over 60 e intervista a Dario Manfellotto, presidente degli internisti, ospedali di nuovo in trincea, metà pazienti a rischio contagio. Peccato che sia the other way around, è esattamente il contrario, lo ha spiegato bene Bassetti e Toti, evocando il caso della Liguria. Il 70% dei positivi in Liguria sono persone che vanno in ospedale per tutt'altra ragione, perché hanno l'appendicite, perché hanno un piede rotto, perché hanno... E poi vanno lì, gli fanno il tampone, dice: ah, lei è positivo, e vanno naturalmente nel conteggio dei positivi. Ma la cosa più tremendista è la pagina 2 della stampa: Omicron, i contagi corrono 100 volte più di un anno fa, e che questa variante sia di velocissima diffusione, non c'è dubbio, ma non c'è nemmeno dubbio sul fatto che sia assai più leggera e non determini le polmoniti che invece erano state letali nella prima parte, diciamo, di tutta questa vicenda pandemica. Quindi, allora, se volete una visione delle cose, la verità; se volete un'altra visione delle cose, la stampa sui temi della pandemia. Ma torniamo alla verità per le altre segnalazioni iniziali. Allora, Claudio Antonelli pone il tema della Cina e della sua doppia strategia, l'una e l'altra insidiosa. Per un verso, l'acquisizione del controllo di una serie di nostre aziende, anche ad elevata tecnologia, e per altro verso delle attività chiaramente di spionaggio, in termini cyber e spazio. Stefano Graziosi, su, diciamo, una delle sciagure di Joe Biden, che porta il suo stesso cognome, nel senso che è suo figlio, Biden, e di nome Hunter, esce fuori un altro da alfamigerato laptop di Hunter Biden, quello su cui il New York Sun aveva pubblicato un reportage molto importante a 10 giorni dal voto, e per cui poi la storia fu... il New York Post, chiedo scusa, la storia fu bannata dai canali social. Ora esce fuori un altro video in cui questo fuma crack e poi ci sta seminudo, e ci sono soprattutto, cosa assai più imbarazzante, dialoghi con il papà sugli affari con i cinesi. Dice: ma era un momento in cui il papà non aveva formalmente candidatura. Ho capito, ma è evidente che chi offriva contratti a Hunter Biden non lo faceva per la sua bella faccia, ma lo faceva per la relazione filiale con un uomo che era stato al vertice delle istituzioni americane. Vi spiega tutto Stefano Graziosi. Mentre Maurizio Belpietro dice: guardate che anche mediaticamente la tensione e l'attenzione sulla guerra stanno calando, guardate che i cittadini vogliono risposte rispetto all'autunno che si prepara. E poi due pezzi di chi vi parla su Boris Johnson. No, sono in evidente conflitto di interessi, avendo criticato una gran parte di altre cose che poi vedremo nel corso del... Quindi mi guarderò bene dallo sbrodolare su cose che ho scritto io. Però ve le segnalo, pagina 9 della Verità, un pezzo di analisi dello speech di ieri di Johnson, assai critico nei confronti del suo partito. E ora che cosa può succedere? Quanto resterà? Chi sono i candidati alla successione? Quali sono le cause reali della sua crisi?
E poi un pezzo di commento su, diciamo, i traumatizzati da Brexit, i traumatizzati dalla performance sul Covid della Gran Bretagna, gli sfoghi di rabbia nei confronti di Johnson, che è stato riabilitato in Europa continentale solo per le sue posizioni sulla guerra russo-ucraina, ma è stata una breve parentesi perché, come dimostrano i pezzi di stamattina, si è tornati alla consueta mostrificazione. Ma su Johnson arriveremo alla fine. Tenete però presente questa pagina 9 della verità. Ricominciamo dal Movimento 5 Stelle e da questa francamente tarantella poco dignitosa. Insomma, il titolo di pagina 6 del Corriere dice tutto. Camera, fiducia sul decreto aiuti. Conte, qui sì, al Senato vedremo. Ora, capite bene? Sullo stesso testo, magari a distanza di giorni, dire che in un ramo del Parlamento si vota in un modo e nell'altro ramo in un altro, la cosa fa abbastanza sorridere, ma non dispiace a quelli del Corriere della Sera, oggi fanno abbastanza sorridere anche altri pezzi. Allora, articolo di Claudio Bozzo e Maria Teresa Meli sull'ala dura del Movimento 5 Stelle. Da Taverna ad Airola e Castaldi, l'ala dura di chi uscirebbe subito. La vicepresidente 5 Stelle, che sarebbe la Taverna, ricominciamo a fare politica. E Ferrara spera, Conte ci porti fuori. E ci sono, è un dream team, ecco, vediamo sti. Questo è il gruppo, diciamo, dei falchi. Vediamo i falchi, la Taverna. Castaldi, Airola, Endrizzi, Brescia e la Floridia. E invece sotto Giuseppe Alberto Falci si preoccupa di una, in effetti c'è da preoccuparsi, una di quelle facce che vi entra a casa all'ora di cena nel telegiornale, nei pastoni, Vittoria Baldino, 34 anni, deputata del Movimento 5 Stelle, il volto TV, credo in Giuseppe, per questo mandano me e capite bene che, diciamo, la signorina non usa esattamente, non è dice mandano me perché sono brava, perché articolo bene, no, mandano me perché credo in Giuseppe. Va bene, e siamo in mani sicure. Del Fatto Quotidiano vi abbiamo già detto, addirittura Conte in versione Rocky, fisico scolpito e guantoni da pugilato a pagina 1, poi la cosa, diciamo, si ammoscia un po' a pagina 2, la fiducia al Senato può spingere i 5 Stelle a strappare. Vengono anche sentiti una serie di pensatori vicini al Movimento 5 Stelle che, diciamo, asseverano la tesi Travaglio, che insomma che bisogna indurire, che bisogna anzi addirittura uscire, e torna il mitologico professor De Masi, che è stato fons et origo, fonte e origine di tutto il casino delle ultime 2 settimane, i messaggini, ma allora è vero che Draghi parlava male di Conte con Grillo. Ho l'impressione, dice De Masi, che nessuno abbia letto il documento che Conte ha presentato a Draghi. Si è deciso che è un documento idiota a prescindere, questo sarebbe il supporter di Conte. Invece mi pare che il Movimento 5 Stelle abbia colto il fatto che in Italia abbiamo quasi 13 milioni di poveri assoluti o relativi. E presto questo numero crescerà, forse anche di 1 milione nei prossimi mesi, per colpa della crisi energetica. No, non avevano abolito la povertà con. L'unica possibilità che i 5 Stelle avevano per diventare un partito egemone era piazzarsi alla sinistra del PD. Ed è un bene che Conte se ne sia fatto carico. Quei milioni di persone non hanno una rappresentanza, certo non credo che questo governo sia in grado di portare interventi radicali sul contrasto alla povertà, ma era necessario che qualcuno provasse a dare risposte a queste persone, indipendentemente dal ritorno elettorale, tutt'altro che scontato, che avrà il movimento. E dunque De Masi ci dice in termini di adesione quello che Stefano Folli aveva detto nei giorni scorsi in termini critici, ma razionali, cioè, guardate che non essendoci più il campo largo come era stato inizialmente una specie di rapporto paritetico PD-5 Stelle, ma essendoci una nuova cosa in cui il PD ha un ruolo centrale ed altri avranno un ruolo di contorno, tra questi soggetti di contorno potrebbe esserci un tentativo dei 5 Stelle di coprire l'ala sinistra, magari convergendo con Bersani, Speranza, quella roba là. In fondo, oggi, leggendo De Masi, si ha una conferma di questa cosa. Ma dal posizionamento di merito andiamo a, diciamo,
alla tattica, ma poi che faranno? Romperanno, non romperanno, quando romperanno? E qui occorre vedere ad Alberto Signore sul giornale che la mette così. Al netto di chi ipotizza che possa venire giù tutto già alla fine della prossima settimana con il passaggio del decreto in Senato, o di chi teorizza che Giuseppe Conte andrà allo showdown a fine luglio chiedendo conto a Mario Draghi dei 9 punti del documento che gli ha consegnato mercoledì, quindi al netto di queste ipotesi minoritarie, la maggior parte dei deputati e senatori è convinta che da settembre ci si sposterà su un piano inclinato dove nessuno avrà più certezze. A quel punto, infatti, si sarà di fatto chiusa l'ultima finestra elettorale, perché per votare a ottobre bisognerebbe sciogliere le Camere nella prima settimana di agosto, e perché andare alle elezioni a novembre o dicembre rischierebbe di compromettere la legge di bilancio. Arrivato l'autunno, insomma, è inevitabile che i partiti di maggioranza entrino in modalità campagna elettorale con esiti non prevedibili. Non è un caso che lo stesso Conte sembri poco intenzionato a tirare la corda adesso, tanto che nella cena di mercoledì sera, davanti a una cinquantina di parlamentari 5 Stelle, l'ex Premier ha preferito muoversi con una certa prudenza, senza cavalcare i toni accesi di chi lo invitava a staccare subito la spina. Accadesse oggi, d'altra parte, l'eventualità di un voto a fine settembre non sarebbe scongiurata e il leader grillino rischierebbe di essere additato come l'irresponsabile che ha mandato il paese a elezioni anticipate in autunno. Al di là di queste considerazioni, in Italia è sempre una sciagura quando si va a votare, secondo alcuni commentatori. Però prendiamo il lato, diciamo, più razionale del ragionamento di Signore, dice: guardate, è improbabile che vada adesso allo showdown, più probabile che faccia la furbata di scavallare la data al di là della quale si andrebbe a elezioni presto e quindi poi entrare in modalità campagna elettorale quando lo scioglimento sarà stato realisticamente scavallato, sarà stato realisticamente scongiurato. Questa è la previsione. Peraltro, per stare all'ipotesi che comunque a un certo punto una rottura ci sia, Repubblica, conciliaco e concetto vecchio, ci dice due cose. La prima è che Conte, e in questo il pezzo dei due di Repubblica converge con quello di Signore, non pensa alla rottura a luglio, semmai a settembre. Seconda cosa in più che ci dice il pezzo di Repubblica è che al Quirinale si penserebbe a un Draghi bis in questo caso, quindi uscirebbe Conte, ma resterebbero le cose così e si andrebbe avanti con il resto della comitiva. Questa la ipotesi. Ma andiamo a vedere una prima analisi che è quella di Stefano Folli. La prima parte del ragionamento di Folli non ho tempo di leggerla, ma ve la riassumo anche perché, verità a parte, è forse l'unica altra, anzi senza forse, direi sicuramente e meritoriamente l'unica altra lettura razionale di quello che è accaduto a Londra. Dice Folli: guardate che la guerra non c'entra niente nella crisi di Boris Johnson, quella crisi deriva da suoi errori di politica interna, ma semmai c'è unità nel partito e forse, anzi, in tutto l'arco politico britannico nella posizione sulla guerra. Ma poi Folli ritorna a Roma e la mette così: i partiti dovranno comunque decidere se dedicarsi a una campagna elettorale estenuante sullo sfondo di una condizione economica che si annuncia pesante in autunno, ovvero se cercare di consolidare il campo. La legge elettorale, in primo luogo, i fautori del proporzionale sono numerosi e sparpagliati, ma l'ultima parola spetterà a Enrico Letta e Giorgia Meloni, i protagonisti della nuova fase. Entrambi sono figli della logica maggioritaria, quindi vedremo. Al governo spetterà occuparsi degli infiniti problemi legati al PNRR, con due questioni insidiose da gestire con prudenza. La prima sono le nomine pubbliche, la seconda è la data delle elezioni. Un'ipotesi prevede il voto nel giugno 23, lasciando spirare la legislatura alla data naturale, verso fine marzo. La decisione spetta al Quirinale, ma molti ritengono, anche nel centro-sinistra, che sia meglio mandare gli italiani al voto all'inizio della primavera,
sciogliendo quindi le Camere a metà gennaio, poco dopo la legge di bilancio. È un tema delicato su cui si è già fatta sentire l'opposizione, cioè Fratelli d'Italia. Non c'è da stupirsi, anzi è inevitabile che diventi argomento politico, come la questione delle nomine pubbliche su cui la cautela è consigliabile a un governo che sta concludendo il suo iter. E quindi, come vedete, con eleganza, Folli mette in guardia chiunque per un verso dal protrarre in modo estenuante l'accanimento terapeutico e per altro verso dall'evitare di approfittare di questa durata ulteriore per fare man bassa sulle nomine. Ed l'evocata questione della legge elettorale è affrontata ancora da Repubblica nel pezzo forse più con più pepe della giornata. Vedrete che oggi la cosa non è appassionante per i cittadini, ma per il ceto politico sì. Vedrete che oggi la cosa avrà vita movimentata sulle agenzie. Ci sono due fotine, quelle di Dario Parrini e di Roberto Calderoli. Parrini è il presidente PD della Commissione Affari Costituzionali al Senato, Roberto Calderoli è l'ex ministro, espertissimo di questioni istituzionali, che sarebbero al lavoro insieme, diciamo francamente, su un pasticcio indecoroso, a nostro avviso, con tutto il rispetto per Calderoli e Parrini, che sono assai competenti e bravi su queste cose, ma in pratica, rispetto al Rosatellum, eliminerebbero nella bozza della quale, posto che questa bozza esista, se fosse vero, eliminerebbero i collegi, tutto sarebbe proporzionale, poi però resterebbe un premio di maggioranza per i partiti coalizzati che dovessero superare il 45%. Ora comprendete che a quel punto la coalizione diverrebbe una vera e propria fictio, cioè ognuno correrebbe per sé. Poi però farebbero magari il comizio finale dicendo beh, votateci perché poi il centrodestra governerà insieme, oppure il centrosinistra governerà insieme, ma magari sperando in cuor loro che nessuno arrivi a 45 e nel frattempo facendo ciascuno campagna per sé. È evidente che questo sarebbe lo stradone che porterebbe alla conferma di un governo ibrido anche nella prossima legislatura. Comunque, vi segnaliamo Giovanna Casadio su Repubblica. Mentre per i feticisti di tutte le cose del centro, il centro, eccetera, oggi diciamo, strappa un sorriso la pagina 11 del Corriere della Sera con Sala che dice: il centro non mi intriga, penso a una forza ambientalista che sta sempre lì, però dice: no, no, non la chiamiamo, mettiamo diciamo, i calzini verdi, facciamo una cosa più fighetta, più ambientalista. Di Maio farà una parte importante, scintille con Calenda, che ha detto no, fate tutti schifo, lo dice a tutti, segue intervista a Brugnaro, che dice io sono di centro, ma di centrodestra, e quindi sono diverso dagli altri due. Alla scissione dell'atomo, pagina 11 del Corriere della Sera. Sul lato del centrodestra, allora, esibisce in una delle sue migliori performance, dove sta? Eccolo qua. Renato Brunetta sul foglio, un paginone fitto fitto, sono sei colonnine con caratteri a corpo minuscolo, in cui spiega che il vero campo largo è quello di Draghi. Brunetta spara a palle incatenate contro gli appunti programmatici di Fratelli d'Italia e vi vede la mano di Tremonti, e quindi insomma si ricomincia la tarantella di Brunetta contro Tremonti, che è stato diciamo un classico di altri di qualche lustro fa, ma si ricomincia. Ma quello che conta è il messaggio politico, cioè un ministro di Forza Italia che dice: no, no. La formula giusta è quella di Draghi, quindi cominciate a unire i puntini, le sortite di Brunetta, la legge elettorale proporzionale e il lavorio c'è. Mentre sul versante, ieri c'è stata una riunione di uno dei gruppi parlamentari alla Camera, alla quale ha partecipato anche Matteo Salvini. E se volete una lettura, diciamo, maliziosa, la trovate sulla stampa, è un po' lo schema di un analogo pezzo che c'era ieri sulla stampa. Ieri non era firmato, oggi lo firma Francesco Moscatelli, e la chiave dell'articolo è: Salvini provoca il governo, e quindi è la Lega che viene
presentata come un fattore di instabilità in questa fase. Sul Corriere della Sera l'operazione è più sfumata, nel senso che per un verso Marco Cremonesi scrive invece un pezzo molto più simpatico con quella riunione della Lega, accreditando anche un'unità di intenti tra Salvini e Giorgetti. Invece la parte, diciamo, maliziosa la fa Verderami, che dice: guardate che Palazzo Chigi è preoccupata ai fini della futura legge di bilancio dalle richieste della Lega che sarebbero più impattanti sui conti pubblici rispetto ad altri. Così la mette Verderami, che evidentemente due telefonate a Palazzo Chigi le ha fatte. Noi non sappiamo che cosa la Lega intenderà chiedere per la legge di bilancio, però un'idea ce la siamo fatta invece sui gusti di Palazzo Chigi, che sembra fare muro rispetto a qualunque intervento. I grillini propongono in termini di rateizzazioni molto spalmate, la Lega in termini di rottamazione, pace fiscale, qualunque intervento che abbia a che fare con le cartelle. E qui questa storia di Palazzo Chigi che, diciamo, cambiano gli occupanti dell'appartamento di Palazzo Chigi, ma il legame con i desiderata dell'Agenzia delle Entrate resta sempre lo stesso. Suggeriremmo, in vista di un autunno difficile, di smettere di provocare gli italiani, come ha fatto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, 19 milioni di evasori, quindi trattare da evasori chiunque abbia dichiarato il giusto, poi non ce l'abbia fatta a pagare, gli arriva una cartella da 3.000 euro, dice: tu sei un evasore. Suggeriremmo di offrire una via d'uscita intelligente a questi italiani, spalmando, riducendo, non mettendoli in ginocchio e puntandogli una pistola alla tempia. No, ma diciamo, chi siamo noi per dare consigli al governo dei migliori? Va bene, invece Boris Johnson, allora vi abbiamo detto le cose che vi raccomandiamo, vabbè, la pagina 9 della Verità e l'articolo di Stefano Folli. E poi c'è tutto il resto che non vi raccomandiamo, però dobbiamo darvene conto. Allora, il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, uno si incoraggia vedendo il titolo, avercene di Boris Johnson, e dice: ah, beh, finalmente allora riconosce. Ma poi trovate pagliaccio, bugiardo, miseramente fallito, cerca, dice: ah, perché avercene di Boris Johnson? E Cerasa dice: per il vaccino. Sì, Cerasa, è vero, grande campagna vaccinale spettacolare in Gran Bretagna. Piccolo dettaglio, che lì non c'era l'obbligatorietà e non c'erano le restrizioni, qui invece c'era l'obbligatorietà e le restrizioni, il che fa tutta la differenza tra un sistema liberale e un sistema alla speranza. Però, insomma, Cerasa è convinto di altro. Per il resto, tutto il repertorio che immaginate, eccolo qua, Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, che è stato in questi anni uno dei più grevi, ricorderete anche i suoi pezzi mentre Johnson era in terapia intensiva, e qui il latino, le donne, le bugie, un buffone di genio tradito dalla sua maschera, si è inventato un personaggio, ha perseguito il potere, ci lascia la Brexit, come ci hanno scelto i britannici. Va bene, questa è la cosa. Beppe Severgnini, un altro dei traumatizzati da Brexit. Il peccato originale dell'Uber inglese. Ora il paese pagherà le sue cambiali. Così pure Severgnini. E va bene. Il tempo, ve l'abbiamo letto con quel titolo scombiccherato, La maledizione di Putin. Ma insomma, la guerra non c'entra niente. Scatenato Behemoth, già direttore dell'Economist, intervistina su Repubblica e intervistona sulla stampa, dove sta? Anzi, non intervistona sulla stampa, ma intervento sulla stampa. Ha comprato tempo con le menzogne, la caduta è arrivata troppo tardi. Delude, Folli a parte, anche Repubblica. Pure qui, diciamo, i toni sono esattamente quelli che immaginate. Allora, molto rozzo Guerrera sull'inviato nel Regno Unito, inqualificabile Merlo nella rubrica della Posta, un Berlusconi spettinato.
assai deludente anche Paolo Garimberti, che per un verso, come suggerisce il titolo, ragiona sul futuro, le incognite che indubbiamente ci sono, ma poi pure lui racconta la solita canzoncina, l'atteggiamento dispotico, il populismo, Trump, insomma, tutte cose scritte, diciamolo francamente, non dispiace a Garimberti che prestigioso, una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano, ma sembrano tutti pezzi in fotocopia scritti anche da Mascelli sul giornale, tutti quelli brillanti, eccetera, scritti con l'infradito all'ombrellone, sotto l'ombrellone, al mare, con tutte cose già sentite, senza un minimo di approfondimento e vorrei dire di amore di sé. Va bene, la stiamo per chiudere qui con due segnalazioni. Allora, una segnalazione è di politica internazionale, l'abbiamo un po' sacrificata, però l'abbiamo evocata in testa, la rievochiamo in coda. Le parole assai minacciose di Putin nei confronti dell'Ucraina e dell'Occidente, qualunque giornale prenderete, le trovate ampiamente valorizzate. Ecco, per comodità sono sul Corriere della Sera, pagina 14, Putin non abbiamo neppure iniziato. E poi una segnalazione culturale, una bella conversazione. Siamo a pagina 27 del Corriere di Stefano Lorenzetto con Alessandra Necci. Nella sua doppia veste di autrice di biografie e saggi storici di grande pregio, e per altro verso di figlia di Lorenzo Necci, di cui Alessandra Necci ha il merito di ricordare le buone cose fatte per le ferrovie italiane, le intuizioni anche molto visionarie e poi invece l'aggressione giudiziaria della quale fu oggetto. Bella conversazione, Lorenzetto con Alessandra Necci. Chiudo ricordando che questa sera alle 19 converserò con il vice direttore della Verità, Claudio Antonelli, che oggi firma un pezzo molto bello, l'abbiamo evocato, sulle minacce cinesi, per un verso prendendo le aziende occidentali e per altro verso con un'azione di spionaggio cyber. E ricordandovi, se resterete dalle parti di un device elettronico, che tra 24 minuti alle 8 c'è la consueta puntata di Transatlantico, la trasmissione realizzata in collaborazione tra la Verità Digitale e Utopia. Oggi si confronteranno due presidenti di commissione, la presidente PD della Commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta, e il presidente Grillino della Commissione Industria al Senato, Gianni Girotto. Grande attenzione alle questioni politiche dei due partiti, ma anche alle questioni ambientali, all'agenda gretina, cioè su cui a occhio ci sarà forse più sintonia che distonia tra i due ospiti, ma lo scopriremo tra un poco. Intanto, buonissima giornata a tutti, giornata anche migliore a chi passerà in edicola a cogliere qualcuna delle quattro opportunità che avete: Verità, Verità Affari, Panorama e Delitto alla Farnesina. Buona giornata.